Ben ritrovati, ragazzi! Oggi analizzeremo insieme un quadro conservato al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. Si tratta di un dipinto che è stato realizzato da Domenico Petterlin, pittore vicentino vissuto nell'Ottocento. L'opera mostra il re d'Italia, Vittorio Emanuele II, nell'atto di decorare la bandiera del comune di Vicenza con la medaglia d'oro al valore militare per la difesa fatta dai nostri cittadini contro il nemico austriaco nel maggio e giugno 1848. Questo quadro è come se fosse una fotografia della cerimonia ufficiale avvenuta il 17 novembre 1866, quando il re venne a Vicenza per premiare personalmente la città con la medaglia d'oro. Lo riconoscete? È proprio quello al centro della scena, con la mano protesa ad indicare la bandiera e i cittadini di Vicenza mentre festeggiano. Al suo fianco ci sono i figli, Umberto e Amedeo di Savoia, riconoscibili dal medaglione d'oro che scende loro sul petto, come al padre. Dietro al re compaiono i rappresentanti della città, coloro che si erano impegnati in prima persona ad organizzare e a difendere Vicenza dagli attacchi degli austriaci. Cittadini famosi entrati nella nostra storia: Giuseppe Fogazzaro, Giacomo Zanella, Paolo Rioi, Fedele Lampertico e tanti altri. Di sicuro li avete già sentiti nominare. Magari la vostra scuola o la via dove abitate è intitolata ad uno di loro. La folla intorno esulta. Sembra quasi di sentire le urla di gioia. Dietro alla figura del re spunta, un po' in ombra, il viso di un uomo con i capelli bianchi. È Giacomo Zanellato, colonnello della Guardia Civica di Vicenza. A lui spetta l'onore di portare la bandiera, ornata con la medaglia d'oro, che si innalza al centro della scena. Sullo sfondo decine di persone, uomini e donne, ammucchiate per vedere la cerimonia. Ce ne sono addirittura sui tetti delle case. Alcuni indossano la camicia rossa dei garibaldini, altri sventolano orgogliosi il tricolore. A proposito di case, siete riusciti a capire dove si svolge la cerimonia? Siamo in Piazza dei Signori. Potete riconoscere la colonna con il Cristo Redentore e sulla destra il basamento della Torre Bissara, la torre dell'orologio. Oggi, al centro dell'edicola, che vedete decorata con il tricolore, c'è un'epigrafe al ricordo della cerimonia e dei morti nelle battaglie del 1848. Un'ultima cosa. Vedete sulla sinistra la donna che cerca di trattenere un bambino, vestito di azzurro? Sono Adele e Mario Petterlin, moglie e figlio del pittore. Il ragazzino tiene nelle mani due corone realizzate con foglie d'alloro, che è il simbolo del trionfo. E adesso aguzzate gli occhi. Sulla destra, abbracciato ad una colonna dietro ad un signore con il cappello in mano, si intravede una persona. È Domenico Petterlin, l'autore del quadro. Anche lui, come vicentino, ha voluto esserci e onorare questa festosa cerimonia.